Amici di tuttoandroid.net, in questo video confronto tra Nexus 5 e Motorola Moto X, ce l'avete chiesto in molti. Partiamo subito con le dimensioni fisiche: 137,8 mm di altezza per 69,1 x 8,5 mm di spessore per il Nexus 5, 130 grammi di peso. 129 mm x 62,7 x 10,4 mm con anche 6,4 mm, dipende se andiamo a misurare la parte più sottile che sono le estremità o la parte più spessa che è il centro di spessore, e 132 grammi di peso. Quindi sul peso siamo lì, mentre sulle dimensioni abbiamo un Nexus 5 che si sviluppa di più in altezza e in larghezza, mentre come spessore se facciamo una media di Motorola Moto X siamo sulla stessa misura. Infatti, se mettiamo sul piano i due dispositivi, Motorola Moto X sporge un po', ma non più verso le estremità. Riguardo invece il display, 4.95 pollici con tecnologia IPS, 445 ppi di densità di pixel e risoluzione 1920x1080 su Nexus 5 contro 4.7 pollici AMOLED con risoluzione HD per il Motorola Moto X. Connettività LTE per entrambi i device, ovviamente anche 3G, 2G e connettività varie, Wi-Fi 802.11abgn per entrambi i device, mentre su Nexus 5 abbiamo anche AC in più. Processore Qualcomm Snapdragon 800 alla frequenza di 2.3 GHz, quindi quad core per il Nexus 5, mentre su Motorola Moto X abbiamo un System X8 proprietario, diciamo così, ma in realtà abbiamo un dual core Snapdragon S4 Pro affiancato da due altri core per l'active display e il riconoscimento della voce per il controllo a mani libere del dispositivo, e quindi la possibilità di dire ok Google Now e quindi entrare direttamente sulla funzionalità Google Now di Google in questo caso. Memoria 16 GB o 32 in base al modello, RAM 2 GB per entrambi i device, 2 megapixel di fotocamera frontale contro 1.2 megapixel su Nexus 5, mentre sul retro 10 megapixel su Moto X e 8 megapixel su Nexus 5 con stabilizzatore ottico, quindi è davvero interessante. Abbiamo poi come software per entrambi Android 4.4 KitKat, e a tal proposito andiamo ad accenderli. E, come dicevo, 4.4.2 KitKat, quindi ultima release, disponibile fin dalla commercializzazione per entrambi i device. Abbiamo però su Nexus 5, come vedete, il gel launcher, mentre su Motorola abbiamo il launcher predefinito, quello che conosciamo su altri modelli Nexus, anche se in realtà ora il gel launcher è disponibile sul Play Store. Diversità non molta, abbiamo qui la scheda widget che abbiamo perso invece sul Nexus 5, abbiamo una gallery leggermente diversa, come vedete sul Motorola Moto X è stata modificata da Motorola. Riguardo le foto, andiamo subito a vedere qualche foto che ho scattato oggi. Allora, intanto i display sono molto diversi, uno è AMOLED, uno è IPS, quindi abbiamo dei colori più accentuati, più caldi sull'AMOLED del Motorola Moto X, mentre più freddi sull'IPS del Nexus 5. Entrambi due ottimi display, comunque devo dire, sotto al sole si vede meglio l'IPS di LG Nexus 5, un po' meno si vede sul Moto X, però comunque vedete, trovate delle prove che abbiamo fatto nella recensione del Motorola Moto X sul sito tuttoandroid.net. Riguardo quindi i colori, come vedete anche qui il rosso è molto più caldo. Riguardo le foto, abbiamo forse un miglior scatto su Motorola Moto X, soprattutto nelle macro. Se vado a prendere un'altra foto qua, come vedete abbiamo una foto decisamente migliore su Motorola Moto X, ora ve li giro, eccoli qua, e anche in quest'altra foto è decisamente migliore su Motorola Moto X con i suoi 10 megapixel. Dal canto suo Nexus 5 ha il vantaggio di avere lo stabilizzatore ottico, che quindi permette una minor rumorosità di immagine quando per l'appunto si va a scattare una fotografia. Passiamo però ad altre differenze tra questi due smartphone. Troviamo intanto la fotocamera, anch'essa con un software diversa, andiamo subito ad aprirla, eccole qui, ora se non si vede niente è uguale.
Abbiamo intanto su Motorola Moto X mettete i pulsanti per andare sulla fotocamera frontale qui a sinistra o per avviare la videocamera qui a destra, mentre su Nexus 5 abbiamo qui i vari pulsanti per le varie modalità, mentre sul lato destro abbiamo le impostazioni. Su Motorola Moto X le impostazioni le troviamo facendo uno swipe dal bordo sinistro verso il centro, possiamo attivare e disattivare l'HDR. Possiamo attivare e disattivare il flash, la possibilità di muovere l'autofocus in giro per lo schermo e poco altro. Non possiamo regolare il bianco, cosa che invece possiamo fare su, come vedete, Nexus 5, dove possiamo migliorare l'esposizione, ma anche i vari altri settaggi come la geolocalizzazione, cosa che è possibile attivare anche su Motorola Moto X, ma come vedete anche il bilanciamento del bianco e caratteristiche varie. Entrambi hanno l'HDR e funziona direi molto bene su entrambi i device, un po' meglio su Nexus 5 che ha l'HDR Plus. Come vedete, su Motorola Moto X possiamo andare a muovere l'autofocus, quindi mentre scattiamo una foto possiamo muovere il fuoco su un soggetto piuttosto che un altro e poi scattare premendo in qualsiasi punto del display. Idem su Nexus 5, dove premeremo fare l'autofocus e poi possiamo scattare la fotografia. Torniamo però alle varie home. Come altra differenza, su Motorola Moto X abbiamo la radio FM, su Nexus 5 no. E cos'altro? Su Motorola Moto X abbiamo un paio di caratteristiche nuove che vi ho caratterizzato con due video focus, magari li linko qui a destra. Uno si chiama Active Display, l'altro si chiama Controllo a mani liberi. L'Active Display è quella funzionalità che ci permette a display spento di vedere le notifiche, quindi per esempio se ora muoviamo il telefono vedete ci mostra l'ora e possiamo direttamente accedere alla home screen, ma se avessimo delle notifiche queste verrebbero notificate a schermo con una intermittenza regolata. Abbiamo poi invece il controllo a mani libere che è la possibilità, come dicevo all'inizio video confronto, di accedere al device, quindi tutte le funzionalità semplicemente dicendo OK Google Now. Aiuto, piuttosto che aiuto possiamo dire qualsiasi altro comando. Aiuto ci permette di vedere un po' le varie funzionalità che possiamo eseguire, possiamo fare domande, possiamo impostare promemoria, inviare messaggi e quant'altro. Vi invito comunque a vedere il video focus, mentre su Android Stock, quindi senza personalizzazione, non possiamo accedere a Google Now se non premendo il tasto qui in alto oppure attivando la modalità la lingua inglese, quindi potendo dire OK Google e quindi si avvia Google Now. Altre differenze sul GPS posso parlarvene. GPS il fix è abbastanza buono su entrambi, direi siamo sullo stesso livello anche sulla batteria. Batteria, tra l'altro, ho acceso, o meglio, ho staccato la corrente ieri sera ai dispositivi. Come vedete abbiamo un utilizzo di 2 ore in più su Motorola Moto X, però in realtà in quelle 2 ore non ho utilizzato né uno né l'altro device, uno era sotto carica, l'altro no. Ore di schermo lo stesso, andiamo qui su schermo, come vedete abbiamo 1 ora e 5 minuti per entrambi i dispositivi. Abbiamo fatto più o meno lo stesso utilizzo, forse su Motorola Moto X abbiamo giocato, no, su Nexus 5 abbiamo giocato gli arresi, mentre su Motorola Moto X abbiamo giocato a Ingress, come vedete. Quindi sulla autonomia siamo lì, siamo a 1,7 ore, però con una sola ora di display acceso. Quindi autonomia buona, ma non così ottima come per esempio altri device, per citarne uno, LG G2. Su Motorola Moto X abbiamo la possibilità di attivare il risparmio batteria, che va ovviamente a risparmiare e quindi ci permette un utilizzo magari un pochettino più a lungo. Trovate comunque informazioni nella recensione relativa. Altre informazioni su Nexus 5 invece nella sua recensione, sempre su tuttoandroid.net. Quindi, per queste funzionalità, dicevo, di Motorola Moto X, che sono l'Active Display e il controllo a mani libere, abbiamo due processori dedicati, uno che permette appunto di interpretare e riconoscere il nostro linguaggio, quindi una volta che diciamo che Google Now lui si attiverà, mentre l'altro processore, anch'esso single core come quell'altro, è a disposizione dell'Active Display, quindi va a capire un po' le situazioni in cui si trova lo smartphone. Se è, per esempio, spento, ricurvo,
ripoggiato sul fronte, sul tavolino, non attiverà l'HD display, idem se in un taschino, mentre se ce l'abbiamo in mano oppure su un tavolino, così sulla scrivania frontalmente, allora l'HD display funzionerà e quando riceveremo una notifica, questa verrà per l'appunto notificata tramite l'HD display. Passiamo ad analizzare qualche aspetto ulteriore del software. Partiamo con il browser, abbiamo in entrambi i device tutto Android, così vediamo un po' come si comporta. Carichiamo contemporaneamente le versioni desktop, così vediamo anche la velocità di rendering. Aspettiamo che finisca il caricamento. Entrambi i device sono sotto Wi-Fi e hanno lo stesso operatore. Già che parlo di operatore, vi accenno al segnale, alla qualità del segnale. Per entrambi i device è molto buona, e l'aggancio forse più veloce sul Motorola Moto X, un pochettino più lento su Nexus 5. Passiamo alle modalità desktop, leggermente più veloce Nexus 5 che ha già finito, mentre su Motorola Moto X qualche secondo in più, però comunque buone velocità. Facciamo un po' di scrolling, doppio tap, pinch to zoom in entrambi i device, molto buono direi. E su questa schermata si vedono bene le differenze di colori tra i due device. Abbiamo questi colori più accentuati grazie all'AMOLED sul Motorola Moto X, mentre su Nexus 5 sono un pochettino più offuscati, ma comunque a mio parere sono due ottimi display e ognuno poi può preferire uno piuttosto che l'altro in base alle preferenze. Questa immagine, così come vedete, comunque due ottimi display. E come vedete, anche come fluidità siamo lì. Facciamo un ulteriore check con il sito di The Verge. Ok, ci siamo. Carichiamo in entrambi la versione desktop. Su Motorola Moto X ha fatto un pochino più veloce, ma probabilmente aveva già in cache il sito. Andiamo a fare un po' di scrolling. Qualche incertezza, ma su entrambi i device, quindi forse un pochettino di più su Nexus 5. Qua abbiamo un paio di scatti, facciamo un doppio tap. Ok, un po' di pinch to zoom, un po' di pan. Ok, direi comunque molto 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 buono. Come dicevo prima, abbiamo un po' qua e là qualche scatto, però secondo me dovuti magari al sito, magari al caricamento. Insomma, abbiamo comunque una ottima esperienza su entrambi i device, e direi un'esperienza anche molto molto simile. Passando al gaming, apriamo Real Racing, se lo ritrovo. Ok, lì ce l'abbiamo, lo apriamo contemporaneamente così vediamo anche i tempi di caricamento. Ok, giro i dispositivi. Ricordo uno Snapdragon 800 su Nexus 5 contro un S4 Pro su Motorola Moto X. Qua abbiamo pure un po' di aggiornamenti, quindi purtroppo non abbiamo potuto provare bene e aspettiamo che finisca di caricare. Eccoli qua. Ora farò un tentativo e giocherò ad entrambi contemporaneamente sperando di riuscire in qualche modo. Mettiamo un secondo in pausa. Così potete valutare le qualità in entrambi i dispositivi. Vado ad aumentare i volumi intanto. Iniziamo con il Nexus 5. Qua lo mettiamo in pausa così. Come vedete, sul Nexus 5 non abbiamo evidenti problemi, anzi la fluidità è direi particolarmente ottima. Anche durante le sterzate non abbiamo problemi. Passiamo su Motorola Moto X togliendo il volume dall'altro.
Non abbiamo forse la stessa fluidità, anche se comunque io la reputo ottima rispetto al Nexus 5, però l'audio devo dire che è decisamente buono e decisamente migliore su Motorola Moto X, che è qui sul retro, mentre su LG Nexus 5 è qui sul fianco inferiore. Come vedete però comunque un gioco abbastanza corposo, si è comportato bene su entrambi i device senza particolari problemi. Abbiamo visto il browser, abbiamo visto Real Racing, la parte telefonica e i messaggi sono praticamente uguali, solamente i messaggi su Nexus 5 possiamo utilizzare Hangouts come predefinito, in realtà possiamo farlo anche su Motorola Moto X, però su Motorola Moto X abbiamo in aggiunta la possibilità di utilizzare l'applicazione messaggi, quella di default, anche in Jelly Bean. Sul lato del menu invece non abbiamo diversità, se non per l'appunto i vari settaggi per il controllo a mani libere e schermo attivo. Vado su info del telefono così faccio vedere anche la versione, ma come vi ho detto all'inizio video, 4.4.2. Ultima caratteristica di Motorola Moto X, purtroppo ha di più Motorola Moto X, purtroppo e per fortuna, perché appunto è sviluppato da Motorola e non da Google, è la funzionalità, la meglio l'applicazione Motorola Assist. Motorola Assist è un'applicazione molto molto interessante perché, come vedete, abbiamo tre categorie, per così dire, e l'applicazione le riconoscerà quando, per esempio, siamo al volante, siamo di notte oppure siamo in riunione. In base all'evento che stiamo, per così dire, vivendo, lui andrà a settare determinate impostazioni. Ve lo mostro un po' più nel dettaglio. Per esempio, al volante abbiamo la possibilità di attivare e disattivare la comunicazione vocale dei messaggi o del chiamante, oppure l'interfacciamento automatico con un dispositivo Bluetooth, per esempio quello della macchina, quello dell'auto. Abbiamo poi invece nella categoria riposo la possibilità di scegliere l'intervallo in cui noi solitamente dormiamo e quindi attivare la modalità silenzioso automaticamente, e poi riunione, in base agli eventi che abbiamo inserito al calendario, possiamo silenziare il dispositivo o rispondere automaticamente ad esempio alle chiamate mandando un SMS. Questa è Motorola Moto Assist, verrà migliorata sicuramente ed è un'applicazione molto interessante che permette per l'appunto queste funzionalità e che sono aggiuntive e rendono questo Motorola Moto X ancora più completo. Riguardo invece ergonomia, direi ultimo capitolo, personalmente preferisco il Motorola Moto X perché ha questa bombatura e questo retro grommato che offrono un buon grip sulla mano, mentre su LG Nexus 5, essendo piatto, è meno ergonomico, segue meno la fisionomia della mano, ed inoltre i bordi qui sul fronte sono un po' spigolosi e quindi tendenzialmente danno un po' fastidio, però comunque alla fine ci si può fare l'abitudine. La batteria da 2300 mAh su LG Nexus 5, mentre da 2200 mAh su Motorola Moto X. Come vedete si comportano in modo abbastanza uguale. E prezzo 349€ per la versione, se non erro, 16 GB di Nexus 5 e 399€ per il Motorola Moto X. Non è disponibile il Moto Maker, quindi purtroppo non possiamo personalizzare come in America il dispositivo, però comunque è davvero davvero un bel device. Riguardo alla parte audio, abbiamo sul Moto X qua dietro l'altoparlante, mentre sul Nexus 5 qui sulla parte inferiore. Direi che è decisamente meglio sul Moto X e inoltre, se utilizziamo il dispositivo in questo modo, non andiamo a coprire mentre giochiamo l'altoparlante, invece su LG Nexus 5 è più facile andare a coprire per l'appunto l'altoparlante mentre si gioca. Quale scegliere fra questi due device? Bella domanda, una bella domanda, perché LG Nexus 5 dalla sua offre sicuramente aggiornamenti costanti, sicuramente supporto di 12 mesi, di 18 mesi per gli aggiornamenti. Motorola invece è stata appena venuta a Lenovo e quindi chissà. Personalmente penso che entrambi i device saranno aggiornati più o meno nello stesso modo e con la stessa costanza, quindi anche Moto X avrà un supporto di 18 mesi. È un dispositivo che però è nato ad agosto, ricordo, non ora, quindi diciamo che ci siamo già fumati un 6 mesi. Però se si vuole un telefono più pratico e più funzionale,
Io consiglio Motorola Moto X, offre un'ottima fluidità ad un ottimo prezzo e con ottime caratteristiche. Su invece per chi vuole smanettare un po' di più, chi preferisce un design più classico e più e con un display full HD, consiglio LG Nexus 5. Offre una visione dei contenuti più ampia e anche per chi vede poco consiglio Nexus 5 perché con il gel launcher inoltre, come vedete, le icone si vedono molto 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 meglio. Se volete un mio personalissimo parere, preferisco quasi Motorola Moto X per l'ergonomia maggiore, per le dimensioni più contenute e per le funzionalità aggiuntive che rendono il dispositivo davvero davvero completo. Tuttavia, se dovessi comprare uno o l'altro device, forse mi orienterei più su Nexus 5, sia per il discorso modding, sia per il prezzo più contenuto. Per questo confronto è tutto, un saluto da Michael per tuttoandroid.net.